Ciao a tutti e benvenuti. In questo video, come vi avevo preannunciato la volta scorsa, parleremo di una delle mitologie più preponderanti all'interno della saga di The Witcher. Abbiamo visto come in questo mondo miti e leggende norreni, celtici, ma anche di altre culture si intersechino facendo da sfondo, ma su tutte è sicuramente la tradizione norrena che ha il maggiore impatto in questa storia. E oggi parliamo proprio di questo, partendo dalla profezia di Ithlin. Ithlin era una guaritrice, un'astrologa, un'indovina appartenente al mondo elfico, e a lei appartiene quel vaticinio, quella profezia nota appunto come la profezia di Ithlin, che preannuncia il Ted dei Read, il tempo della fine, il tempo della tempesta del lupo, il tempo del gelo bianco e della luce bianca. All'interno del libro La Torre della Rondine questa profezia viene spiegata ulteriormente. Viene detto che il Ted dei Read, la fine del mondo, sia preceduto dalla battaglia di Ragnarok, la guerra finale tra la luce e le tenebre. E tutte queste cose ci ricordano senza ombra di dubbio un'altra profezia che fa parte di una tradizione reale, ovvero la profezia della veggente, chiamata anche voluspa in antico norreno, ovvero il vaticinio compiuto dalla veggente che Odino stesso andò ad interrogare. Ve ne cito alcuni versi giusto per farvi capire quanto le somiglianze siano evidenti. In alcuni versi dell'Edda poetica, di cui la voluspa è la prima cantica, dicono: tempo di asce, tempo di spade, si infrangeranno scudi, tempo di venti, tempo di lupi, prima che il mondo crolli. La profezia della veggente, infatti, preannuncia il Ragnarok, che anche se si scrive in modo diverso dalla grafia utilizzata da Sapkowski nei libri di The Witcher, la pronuncia è la medesima e anche il concetto rimane lo stesso. Il Ragnarok, visto come battaglia finale che vede contrapporsi le forze dell'ordine a quelle del caos, al quale seguirà la dissoluzione del mondo, così come lo conosciamo, per poi vederlo completamente rinnovato. Il Ragnarok però non arriverà da un giorno all'altro, ma ci saranno una serie di segni che ne annunceranno l'arrivo. Uno di questi è l'arrivo del Fimbulvetr, il grande inverno, un terribile freddo, un inverno che si estenderà per numerosi anni. Le persone avranno sempre più freddo, i raccolti scarseggeranno, il bestiame perirà e tutto ciò non potrà che causare guerra e inimicizia tra i vari uomini, i quali cominceranno quindi a farsi la guerra anche tra amici, addirittura tra fratelli. Sarà allora che Loki spezzerà le sue catene e tornerà assieme ai giganti del gelo e ai giganti di Brina per dar guerra agli dei. E a quel punto anche suo figlio Fenrir, il feroce lupo, spezzerà le proprie catene che lo tengono intrappolato per dar manforte a suo padre. E Jormungandr, il grande serpente che attende negli abissi degli oceani esterni il momento in cui avere la propria vendetta, tornerà fuori, causerà grandi maremoti, perché è un serpente che viene chiamato anche Midgardsormr, ovvero il serpente del mondo, in quanto è divenuto così grande da poter circondare con le sue spire l'intera Midgard. E anche la terza dei figli di Loki, Hel, la regina dell'oltretomba, risponderà alla chiamata del padre e a bordo di Naglfar, la sua nave dei morti, arriverà portando con sé i defunti del Helheim per combattere la grande battaglia finale. Anche all'interno dei libri di The Witcher, e ora vi cito un passo proveniente sempre dalla Torre della Rondine, viene detto: un'enorme onda provocata dalla prua del mostruoso Naglfar di Morhog, il Drakkar dalle fiancate costruite con unghie di cadavere, che trasportava un esercito di spettri e demoni del caos. Anche qui si racconta quindi di una nave chiamata Naglfar, e viene detto che venne costruita con le unghie dei defunti, proprio come avviene nel mondo norreno, dove infatti ai defunti venivano tagliate le unghie proprio per impedire ad El di mettere a punto la sua nave in tempi più brevi.
nel mondo norreno, il primo ad accorgersi dell'arrivo di questa orda di defunti e di giganti sarà proprio Heimdall, il dio che ha il compito di essere il guardiano, la sentinella sul ponte Bifrost, l'arcobaleno dai sette colori che unisce il mondo degli uomini a quello degli dèi. E da lassù Heimdall, non appena avvisterà i nemici in avvicinamento, darà fiato al suo Gjallarhorn, il grande corno che risuonerà attraverso tutti e nove i mondi, annunciando che è il momento di prendere le armi e di combattere la grande battaglia finale. Non sarà però questo l'unico suono ad annunciare il Ragnarok. Infatti viene detto che ci saranno tre diversi galli che canteranno annunciando l'ora della battaglia. Ci sono infatti tre galli. Il primo si chiama Fjalar ed è un gallo rosso splendente. Il secondo si trova invece tra gli dèi e il suo nome è Gullinkambi e al suo chicchirichì gli eroi capiscono che è il momento di imbracciare gli scudi, di affilare le spade e di scendere in campo. Vi è però anche un terzo gallo, di cui non viene detto il nome, e che è un gallo color rosso fuliggine che dimora nel Helheim, nelle tetre sale di Hel. Anche questo, con il suo canto, ridesterà i morti e darà appunto loro il messaggio che è tempo di mettersi in marcia. All'interno del libro La Torre della Rondine, la maga Yennefer avrà un interessante incontro con una sacerdotessa dal nome norreno. Si chiama infatti Sigdrifa, come la valchiria che insegnerà a Sigurd, il grande eroe della saga dei Volsungar, a utilizzare le rune e a diventare un grande guerriero. Ed è proprio in una visione indotta da Sigdrifa, che è anche la sacerdotessa che consegna a Yennefer Brisingamen il prezioso gioiello di Freya, che le servirà per compiere un incantesimo e comprendere quello che è il destino di Ciri, indissolubilmente legato alla profezia di Tlina, al grande freddo e a tutta questa profezia della fine del mondo. E durante questa visione, vi cito proprio una parte del testo, avviene questo. Senti, il gallo Kambi canta, l'onda si infrange sulla riva, l'onda sospinta dalla prua di Naglfar. Risuona il corno di Heimdall, che affronta i nemici sull'arcobaleno Bifrost. Si approssima il gelo bianco, si approssima il vento impetuoso e la tempesta. La terra trema per i movimenti impetuosi del serpente. Il lupo divora il sole. La luna diventa nera. Ci sono solo gelo e oscurità. Odio, vendetta e sangue. E ditemi se queste parole non ci ricordano la profezia della veggente nella Voluspa e appunto in esse riecheggi potente la tradizione norrena. Ma non è tutto, o come direbbe la veggente, volete saperne ancora? Perché la visione di Yennefer va oltre ed ecco che ella si trova su un albero. Cito di nuovo dal libro La Torre della Rondine, appesa in croce ai rami di un enorme frassino. Sopra di lei, in alto, roteava un falco. Sotto di lei, in basso, nell'oscurità, sentiva il sibilo di un serpente, lo strofinio delle squame che sfregavano le une sulle altre. Qualcosa si mosse accanto a lei. Uno scoiattolo le corse sul braccio, teso e dolorante. E tutti questi animali ci ricordano sicuramente le creature che abitano Yggdrasil, il grande albero del mondo, sulla cui sommità vi è un'aquila senza nome che porta tra i propri occhi il falco Vedrfolnir, simbolo di grande acutezza mentale e rapidità di pensiero. Tra le radici di Yggdrasil vi è inoltre il serpente Nidhogg, che le rode, rischiando di incrinare l'equilibrio cosmico, mentre sul tronco dell'albero, che porta messaggi di inimicizia tra la stirpe del serpente e quella dell'aquila, che nelle mitologie di tutte quante le culture sono nemici, vi è Ratatoskr, lo scoiattolo colui che rode e che appunto facendo su e giù tra l'aquila e il serpente porta avanti quindi la loro millenaria inimicizia. Ma Yennefer si trova appesa a un frassino e in questa visione la maga ricalca un po' il ruolo di Odino,
il dio della magia, della guerra, della conoscenza, che a sua volta si appese per 9 giorni e 9 notti all'albero Yggdrasil, appunto un frassino, per ottenere la saggezza dei 9 mondi che si diramano tra le fronde e le radici di questo albero e per ottenere anche la conoscenza runica. In questo caso, questo rito iniziatico compiuto da Yennefer le farà conoscere qualcosa in più sulla profezia di Thlin e sul destino di Ciri, perché appunto anche nel mondo di The Witcher comincia a farsi molto freddo. L'inverno prosegue e va anche oltre il suo normale corso, cominciano ad esserci guerre, invasioni, inimicizie, epidemie, tanto da far pensare che il Ragnarok sia vicino. E Ciri potrebbe rappresentare l'unica speranza di rinnovamento in questa grande battaglia tra le forze delle tenebre e quelle della luce. Forse è proprio per questo che la caccia selvaggia sembra sempre così interessata a lei e non le dà tregua. La caccia selvaggia, questo corteo di guerrieri defunti sui loro destrieri scheletrici che compie il suo volo nelle notti invernali, è sempre al seguito di una grande figura predominante all'interno di una determinata tradizione, perché sì, la caccia selvaggia esiste in moltissime tradizioni diverse. In alcune è Odino a cappeggiarla, mentre nel mondo celtico è Fionn Mac Cumhail, il capitano dei Fianna. Nel mondo anglosassone è Herne il cacciatore, ma guardando nelle terre dei signori dei cavalli troviamo Erlik Khan, o nel mondo bretone addirittura Re Artù. Si tratta di una tradizione presente in molte parti diverse del mondo, ma sempre in zone piuttosto fredde, perché si tratta di un fenomeno che avviene specialmente nelle più gelide notti invernali. E Odino, il capo della caccia selvaggia, noi lo ritroviamo all'interno di The Witcher in un personaggio inaspettato, un vecchio che vive in un territorio isolato e che sembrerebbe non essere altro che un contadino solitario e che invece si rivelerà essere un uomo di straordinaria cultura che aiuterà davvero tanto Ciri a riprendersi da una terribile ferita e anche a rendersi conto del suo destino. Quest'uomo viene chiamato Visigota ed è legato alla figura del corvo, addirittura nella traduzione inglese viene chiamato Visigota of Corvo, mantenendo proprio il nome in italiano, che magari potrebbe essere fuorviante per chi non conosce la nostra lingua, ma che in questo caso ci aiuta a identificarlo con il vecchio e saggio Odino, che spesso ama travestirsi da vecchio viandante per aiutare coloro che gli sono cari o fare in modo che il destino si compia. Quando Ciri poi andrà appunto incontro al proprio destino, lo saluterà dicendogli arrivederci vecchio corvo, e noi sappiamo che il corvo è un animale profondamente connesso al dio Odino, il quale aveva al proprio fianco 2 corvi che ogni giorno mandava in ricognizione attraversando il mondo e che ogni sera tornavano sulle sue spalle e gli raccontavano tutto ciò che avevano visto. Gli echi norreni all'interno di The Witcher sono veramente tantissimi. Tutte quelle che sono le regioni del nord hanno, secondo Sapkowski, un insieme di credenze molto simili a quelle dell'antichità norrena. Hanno infatti un dio chiamato Heimdall, temono la venuta del Ragnarok, venerano una dea chiamata Freya, ma ci sono anche tanti altri piccoli riferimenti minori che però si riescono a cogliere e ad apprezzare. Ad esempio, vi è una foresta davvero oscura e molto temuta chiamata Mirkvidr, dove nel mondo di The Witcher si sarebbero rintanati i druidi. E Mirkvidr esiste anche all'interno dell'Edda poetica ed è a sua volta un luogo davvero molto temuto. E in antico norreno il suo nome significa infatti foresta oscura. Tornando nel mondo di The Witcher, scopriamo però che i druidi, che sono questi sapienti della tradizione celtica, danno ai loro sommi sacerdoti dei nomi piuttosto interessanti, in quanto il druido più importante verrebbe chiamato Ierofante,
mentre la druida più importante verrebbe chiamata Flaminica, che è un nome che viene direttamente dal culto romano, dove il sacerdote Flamine di Ale era preposto al culto di Giove Capitolino, il dio più importante dell'antica Roma, mentre lo Ierofante viene direttamente dal mondo greco, dove sarebbe il sacerdote a guida del culto misterico di Eleusi, dove si celebrava la dea del terreno della fecondità Demetra e la perdita e la ciclica riacquisizione della figlia Persefone sottratta al mondo dei vivi e condotta nell'Ade. Un altro eco del mondo norreno lo troviamo ad esempio nel segno Ard, la magia compiuta da Geralt di Rivia e dagli altri strighi legata all'elemento terra. Ard, infatti, nelle lingue nordiche è legata proprio alla terra e lo troviamo anche in lingue moderne come nell'inglese Earth e nel tedesco Erde. Lo stesso mondo di Tolkien, chiamato Arda, trae la propria origine proprio da qui. E questi sono solo alcuni dei tantissimi riferimenti norreni che possiamo trovare leggendo questa saga, disseminati tra i tantissimi altri echi provenienti da tradizioni celtiche, greche e romane. Quindi gli amanti della mitologia potranno veramente trovare pane per i loro denti. E non abbiamo ancora affrontato la parte, diciamo, un pochino più mitologica di tutte, ovvero quella legata alle creature che popolano il mondo di The Witcher, e sarà proprio a queste che dedicheremo i nostri prossimi video. Spero quindi di avervi raccontato qualcosa di interessante. Vi invito, se vi va di approfondire un pochino la conoscenza della mitologia norrena, a dare uno sguardo ai miei libri sull'argomento. Iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessuna novità e vi do appuntamento al nostro prossimo video dedicato alle creature fantastiche e mitologiche in The Witcher. Grazie mille e a presto!